Allora, siamo qui con Mister Esposito. Allora, Mister, oggi non si è giocato proprio a calcio. Abbiamo visto un comportamento antisportivo proprio da parte degli avversari. Che cosa vuole dire in merito a questa No, partita? no, vabbè, io valuto quello che hanno fatto i ragazzi, penso che comunque abbiamo espresso del buon gioco e siamo stati anche bravi, tra virgolette, a non subire le provocazioni da parte loro. Quindi a me l'importante è il gioco e sicuramente partite del genere le puoi perdere una volta ogni tanto, perché per quella qualità di gioco che abbiamo espresso per le occasioni da gol, tra cui anche un gol annullato, probabilmente. Penso in maniera così furtiva, ci lascia un po' l'amaro in bocca, però l'importante è che i ragazzi abbiano fatto bene, abbiano comunque abbiano condotto la gara come volevo io, cioè nel senso di cercare sempre questa palla per terra, di cercare sempre le verticalizzazioni e di uscire sempre con la palla al piede, cosa che penso che abbiamo fatto anche abbastanza discretamente. Mister, anche abbiamo giocato, però comunque abbiamo finalizzato molto poco. Forse essendo che c'era Liccardi, veniva un po' servito anche spesso Liccardi, si è vista un po' una mancanza di gioco anche per questo, forse. Diciamo che noi le occasioni le abbiamo avute e le abbiamo create, poi è normale che quando, dato che si lavora in sinergia anche con la prima squadra, siamo tra virgolette anche qui per aiutare il recupero degli infortuni e degli eventuali squalificati. Quindi avevamo tre giocatori che fondamentalmente non fanno parte del nostro gruppo, che comunque sono impegnati e hanno fatto bene, e al di là del risultato, penso che comunque sia stata una buona prestazione da parte nostra. Come valuta la prestazione dei tre della prima squadra? No, la valuto molto, molto volitiva, però giustamente abituati loro a un altro tipo di calcio con i ragazzi probabilmente possono fare un po' più di, possono andare un po' più in difficoltà, tra virgolette, però penso che si siano espressi su buoni livelli, soprattutto Vitolo e anche Tramontano, comunque alla fine hanno fatto bene, ma anche lo stesso Riccardi, diciamo che lui è abituato ad avere palle che provengono dal fondo per la sua stazza fisica. Noi abbiamo un gioco di verticalizzazione un attimino diverso e quindi era anche normale che potesse, tra virgolette, andare un po' in difficoltà, anche se ha avuto le sue buone occasioni anche per far gol, è stato bravo, ha spizzicato delle buone palle, non ho nulla da dire sull'impegno. Poi lascio il tempo che trovo il risultato, perché io vado oltre il risultato. Fa male però vedere queste partite, mister. Sì, fa male vedere queste partite, soprattutto vedere gesti antisportivi del genere da parte di una squadra avversaria che dai primi minuti praticamente sono rimaste sempre per terra, con un arbitraggio che non sono abituato a parlare degli arbitri in genere, però con un metro di giudizio a mio avviso un attimino iniquo. Per cui se la squadra avversaria era sempre per terra, facevano ostruzionismo e sono cose brutte da vedere a livello giovanile, sono brutte da vedere in contesti di prima squadra, figurarsi a livello di settore giovanile. Iniziamo a giocare il calcio vero, mister, allora. Sì, no, no, noi cerchiamo quello, per me la mentalità del calcio è quella là, di giocare, di essere sportivi innanzitutto, di giocare a calcio e di cercare di fare le cose con un certo ordine, con un certo criterio. A volte queste gare possono capitare e possono essere comunque uno step di crescita per i ragazzi. Grazie, mister. Prego.